Ciao a tutti, sono Monica My Bonnet Bee e oggi vedremo insieme come realizzare dei segnalini per le piante. È arrivato il caldo, la primavera, e ho il tempo di preparare l'orto, preparare i vasi e seminare. E mi è sembrata un'idea carina per inaugurare la primavera. Dopo aver stampato il personaggio con l'inchiostro VersaFine nero, Onyx Black, procedo colorando con prima il viso e le mani utilizzando il pennarello Flash Color della linea Zig, pennarelli che io uso molto spesso e sono perfettamente sfumabili gli uni con gli altri. Ho preferito realizzare questa prima parte del filmato non velocizzato in modo da farvi vedere al meglio i passaggi della coloritura. Le sfumature più scure, le ombreggiature della carne, di solito le realizzo o con il colore blush o con il colore Tea Rose. In questo caso ho utilizzato il blush, però non l'ho lasciato così per evitare una linea netta con il flash color, con il resto della carne, ho ripassato il flash color. Le gote le realizzo con il Tea Rose. Do prima una lieve sfumatura con questo pennarello e poi vado a sfumare ulteriormente con il pennarello color carne in modo da evitare delle gote troppo nitide rispetto allo sfondo del viso. Poi vedrete che andremo a ritoccarle ulteriormente. Dopo aver colorato il viso, passiamo al cappello, che è l'area più grande del soggetto. E parto con il colore light brown e do questo colore sulle parti esterne e in ombra del cappello. Lo do direttamente sul cartoncino. Questi colori possono essere anche utilizzati su un piattino e sfumati con un pennello, ma la loro facilità nell'essere sfumati sulla carta acquarellabile mi permette di usarli direttamente e avere colori più intensi, più vividi. Sfumo il mio marrone appena dato, il mio light brown, con il colore giallo. Prima lo distribuisco nelle aree libere dal colore e poi vado a sfumarlo sul cartoncino con il marrone già dato prima. E questa operazione è molto facile su una carta adatta all'acquarello. Non vi preoccupate se alcune zone della stampa non sono venute particolarmente bene, come il nastrino sul cappello. Anche in questo caso andremo a ritoccarlo successivamente con un pennarellino nero che ci aiuterà a rimediare un po' agli errori, sia quelli di stampa non precisa, sia a ritoccare alcuni particolari che vogliamo sistemare e modificare. Lo stesso procedimento lo adotto con la capigliatura. In questo caso voglio fare un personaggio con i capelli castani, quindi parto con il colore marrone, il brown, dandolo prima nelle zone che secondo me sono più in ombra. Già che ci sono, lo do anche sulle scarpe, così mi risparmio il passaggio successivo. E poi i capelli li vado a sfumare con il light brown, con il colore che ho già utilizzato per il cappello. In questo caso cerco di usare una gamma di colori non vastissima, anche perché il personaggio è abbastanza piccolo e posso utilizzare gli stessi pennarelli usati per altre parti, per altre zone, anche per i capelli. Quindi nelle zone più chiare vado a sfumare i due colori precedentemente dati con il giallo, in modo da amalgamarli, in modo da non creare dei passaggi, degli stacchi netti tra una zona e l'altra della capigliatura. La parte in ombra viene comunque ripresa con il marrone successivamente, appena si sarà asciugata un po' la carta. L'ombra della maglietta, che io immagino essere bianca, la realizzo con il colore grigio chiaro e con lo stesso colore riempio anche la parte principale della cazzuola. Con il grigio scuro vado ad aggiungere delle ombreggiature nella parte inferiore, quella che nel modo in cui verrà poi tenuta in mano dal personaggio sarà la parte inferiore, in modo da ombreggiare un po' la parte grigia, ma aggiungo anche del light brown, qualche puntino qua e là. Lo faccio mentre la carta è ancora bagnata. In questo modo il colore andrà ad inserirsi nelle fibre e a uniformarsi con gli altri.
Questo è un effetto carino che può simulare la presenza di ruggine sulle parti di metallo ed è un'operazione che ripeterò anche per l'innaffiatoio e per la carriola degli altri personaggi di queste etichette. Con il marrone più scuro ho creato un'ombreggiatura sull'impugnatura della cazzuola. Procediamo con la coloritura del salopette del nostro personaggio, quindi partiamo con questo blu e lo diamo nelle parti inferiore, all'altezza dei pantaloni, della parte bassa dei pantaloni, che è la parte che io immagino essere più in ombra rispetto al resto. La parte superiore invece la lascio libera. Sulla parte superiore do invece il light blue, quindi un colore più chiaro, che inizialmente do nelle parti bianche, in alto della salopette, e poi con questo pennarello più chiaro andrò a tirare il colore scuro dal basso verso l'alto. Nel video è dall'alto al basso perché ho l'immagine girata a testa in giù per essere più comoda nella coloritura. Quindi tiro il colore dalla parte più scura verso la parte più chiara, riprendendo un po' anche il chiaro. In questo modo vedete che si ottiene una sfumatura graduale e non netta tra le parti in ombra, diciamo, le parti in luce della zona che sto colorando. Non preoccupatevi delle setole di questi pennarelli perché poi basta passarli su un pezzettino di cartoncino per farle tornare al loro colore originario. E quindi questa mescolanza che si può fare sulla carta non crea nessun problema alle setole. Per le gote spesso aggiungo un po' di matita rosata, in questo caso è la Prismacolor Premiere ed è il colore peach, color pesca, però qualunque matita morbida rosata può andare bene, questo perché ho notato che con il tempo il rosa dell'incarnato tende a schiarire, quindi anche il colore delle gote tende un po' a sbiadire per effetto naturale della luce del sole. Ora che la capigliatura si è un po' asciugata, posso fare un'ombreggiatura col marrone subito sotto la tesa del cappello e la stessa cosa lo faccio anche sul viso con il marroncino chiaro, in modo che si veda questa parte in ombra dovuta al fatto che il cappello è sopra la testa, quindi crea un po' più di tridimensionalità. Con la penna gel bianca andiamo a riprendere le gote, i pomelli delle gote, per creare questo effetto arrotondato sulle gote. E infine, con il mio pennarello a punta molto fine, una 005, vado a riprendere le zone che sono poco definite o sono venute stampate in maniera imprecisa. E quindi, ad esempio, è il caso del nastrino sul cappello che vado a riprendere. Questa penna con una punta così sottile mi permette di lavorare in maniera molto precisa. Ora non mi resta che fustellare utilizzando le fustelle coordinate e ricavare il personaggio e la cazzuola. Allo stesso modo procedo lavorando sul personaggio femminile, quindi non ho indicato i colori come avevo fatto per la prima parte perché sono gli stessi, quindi il procedimento è simile, per questo ho velocizzato un po' il filmato. Vi faccio vedere questa parte della coloritura senza interferenze e riprendo a parlare per la parte finale del video.
procedo nel colorare la carriola e l'innaffiatoio. In entrambi i casi utilizzo sempre gli stessi colori che sono stati utilizzati per la cazzuola, quindi il grigio chiaro, quello più scuro per creare gli effetti di ombra e il marrone chiaro per creare l'effetto ruggine o terra sporca. L'importante è che la superficie che vado a colorare sia ben bagnata dal pennarello. Ricordo che questa è una carta per acquerello, quindi fatta apposta perché i colori possano essere mescolati e non si fissino immediatamente. Per realizzare i cartelli dove saranno attaccati i personaggi utilizzo le fustelle tag, dove la più piccola sarà la parte centrale nera, la più grande sarà utilizzata sul cartoncino craft e verrà semplicemente tagliata via l'asola laterale. In questo modo si simula una specie di lavagnetta su cui poter andare a scrivere il nome. Dopo aver scritto a matita la prova del nome che vogliamo dare al nostro segnalino, andiamo a ripassarlo con la penna gel bianca. La parte sotto a matita la cancelliamo solo ed esclusivamente quando la scritta in gel si sarà asciugata. Una volta completata la scrittura e aver fatto asciugare bene la penna gel bianca, si mette un po' di adesivo resistente nella parte posteriore di questo cartoncino nero e si va ad attaccarlo sulla tag color craft per fare un effetto cartello. In questo caso, dove la scritta datterini è un po' più sulla destra perché ho lasciato lo spazio per posizionare il mio personaggio con in mano l'innaffiatoio, ho utilizzato il biadesivo spessorato. Infine il tutto va attaccato proprio a mo' di cartello su un bastoncino. Potete usare o degli abbassalingua o delle bacchette cinesi tipo chopstick, in questo caso è un bastoncino per mescolare lo zucchero. E voilà, una volta pronto vi basta solo far asciugare bene la colla che rimane trasparente e preparare un sacco di etichette divertenti per i vostri vasi. Buona primavera e buon orto! Vi ricordo che sul blog di Impronte d'autore letimbrine.blogspot.com trovate tutti i materiali utilizzati per questo progetto. Ciao, al prossimo video!